angoscia e disagio sessuale negli adolescenti oggi. Allora, andremo a fare questo viaggio scoprendo anzitutto cosa chiamiamo angoscia e disagio sessuale, ma ancor più scopriremo cose interessanti su quello che chiamiamo adolescenza. Ne parliamo, come ovvio, con un'esperta che torna a trovarci, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa, la dottoressa Maria Zampiron. Benvenuta. Salve a tutti. A lei di nuovo, grazie di essere qui. Allora, abbiamo iniziato il nostro percorso con la sessualità in età infantile, consigli validi soprattutto per i genitori, e arriviamo, diciamo, a grandi passi verso un'altra grande fase della nostra vita, che è quella dell'adolescenza. Sì. Dove sicuramente il sesso gioca un ruolo importante, proprio personale. I primi innamoramenti. I primi innamoramenti, le prime scoperte, il corpo dell'altro, le diversità, certo. I piaceri, esatto. E tante altre cose che non scorderemo mai nella vita, oltretutto. Sicuramente il primo amore non si scorda mai. Esattamente, esattamente. Quindi sicuramente aspetti che vanno poi a strutturare la nostra persona. Okay, sì. Ora, angoscia e disagio sessuale negli adolescenti, come vivono, come si rapportano queste due cose, adolescenza e sessualità? Allora, adolescenza e sessualità, io direi, c'è sempre l'errore che fanno soprattutto anche gli sessuologi, che dicono adolescenza e sessualità. Non è giusta la relazione. No, bisogna dire adolescenza e pubertà. E pubertà, cioè, giusto? Partiamo dalla cosa più evidente, cioè la pubertà, il cambiamento del corpo. Che poi è l'aspetto che più, chi ha avuto un figlio adolescente, più lo vede. Okay. Allora qui sicuramente chi non è più bambino vede modificarsi il suo corpo, si chiede il perché, certo. Il per come, c'è cioè il primo menarca, quindi anche il ciclo interviene nei vissuti del corpo, certo. Cioè sono le prime polluzioni notturne che sono okay. E qui, assolutamente, infatti ancora adesso le prime polluzioni notturne vengono viste dagli adulti in modo negativo. Uh-huh. Cioè nel senso punitivo, perché si va a controllare se ancora esiste qui, si è bagnato il letto, vengono proprio nel periodo notturno in cui comincia, diciamo, a livello ormonale, a livello biologico, certo. La maturazione dell'adulto nella riproduzione. Ora quindi pubertà, tanto per cominciare, non sessualità, non ancora. E chiamiamolo pubertà. Pubertà, ci piace. Adolescenza invece, tipico di questo cambiamento del corpo, è un riflettersi nella personalità di nostro figlio di paure. Paure dell'altro, di non piacere, di non essere abbastanza bella, che quella è più bella di me, o quello gli piace di più, e però... tutto questo... Allora, lo possiamo sintetizzare la paura di non essere abbastanza. Ma su riferito a quello che ci danno i social, ecco, che entrano a gamba tesa in questo. Ecco, quindi il più bravo, il più seguito, il follower e così via, il più magro, ma anche dal punto di vista maschile, non solo femminile. Ok, la forma del viso, del naso, eccetera. Quindi vengono stimolati e incoraggiati questo non sei mai abbastanza, l'altezza, il peso. Beh, sei sempre o troppo in un modo o troppo in un altro. Cioè c'è i social non sono mai contenti. È vero, è vero. Beh, ma in verità anche quando i social non c'erano un po', c'era questo paragone continuo con la compagna di classe, quella dell'altra classe, la cugina dell'amica, eccetera. Sì, ma eccetera. Un conto nel concreto. Vero. Sono stimoli, pochi stimoli. Adesso invece con l'uso di social quotidianamente, no? Vero. Si fanno, ecco, quindi anche il discorso della nudità. Il discorso, sì, della nudità viene disprezzato, cioè viene apprezzato la nudità. Sì. La mancanza di nudità non è apprezzato dai social. Certo. Quindi essere chiaramente, i social sono manipolativi. E quindi c'è una manipolazione. Il problema è che il ragazzo non va a conoscere se stesso, non conosce se stesso e fa riferimento a una cosa esterna che lui non è.
quindi non sono abbastanza. E questo si inserisce nelle paure, quindi paura di piacere, paura di stare nel gruppo, paura di essere giudicati, paura di essere poco popolari, ok? Tutte queste paure sono vissute emotive. Certo. Che quindi frenano la consapevolezza di se stessi se non vengono guidati alla consapevolezza. Questo è un compito degli adulti, certo, anche degli insegnanti. Beh, qui entrano in gioco i due grandi interlocutori, che è la famiglia e la scuola, perché entrambi sono garanti. Sono garanti, soprattutto cominciando dalle scuole medie. Beh, in adolescenza anche, soprattutto le scuole, medie, certo. Adesso vediamo che i primi menarchi, cioè la prima maturità sessuale, addirittura è non più 11 anni ma 8-9 anni. Questo è un discorso alimentare, un discorso di movimento del corpo, ma soprattutto un discorso alimentare. Allora, che cosa si consiglia, no? Esatto. Ai genitori, yes, quando il ragazzo lo vedi turbato? Diciamo che se nell'infanzia il genitore è abituato a vedere l'espressione del figlio, a comunicare con lui anche nell'adolescenza, nonostante l'adolescente inizialmente rifiuti le regole familiari, rifiuti di comunicare perché ci sono i social, questo certo, è un peso molto forte, molto importante, però diciamo è abituato ad ascoltare. E allora a questo punto il genitore cosa ha bisogno di fare? Non costringere chiaramente il figlio a parlare, ma dire vedo che sei turbato, okay? Quando vuoi ne parliamo. Quindi lasciare uno spazio in cui l'adolescente viene lui a dire ho ricevuto bullismo a scuola perché sono grassoccia, sono una femminuccia, o perché sono basso, perché è un maschietto, e così via. In questo modo il genitore ha la possibilità di andare a lavorare col ragazzo, il genitore ma anche l'insegnante, quindi l'adulto, per tirare fuori le sue risorse e trovare se stesso. Okay. E soprattutto dare valore alla differenza delle persone, il taglio di capelli, il vestito, eccetera. Ok, ho pochi amici, ma vanno bene. Quindi il genitore, certo, che nell'adolescenza pensa di non essere più al centro di niente, rimane in realtà al centro del senso, sì, che poi i nostri, sì, figli, gli adolescenti danno a quello che gli succede fuori dalla famiglia. E il genitore ha bisogno, l'adulto ha bisogno di rendere, dire ok, mio figlio è arrabbiato, quindi di accettare la rabbia e con lui trovare nuove soluzioni. Quindi anche il negare, non ti devi arrabbiare per, esatto, questo, non va bene. No, è chiaro che ci sono dei figli che contestano continuamente, ma la contestazione è una possibilità di trovare la propria individualità. Certo. Quindi la contestazione, il fatto dei rischi, perché l'adolescente comincia a vedere che ci sono dei rischi. Se non comincia a vedere che ci sono dei rischi per il loro comportamento, allora qui bisogna aiutarlo a vedere i rischi. Siamo? Sì. C'è bisogno ancora di una guida. Ha bisogno ancora di una guida, ma anche il genitore ha bisogno di una guida. Sì. Che è, perché poi garante del genitore chi è? Non c'è. Questa è la cosa più difficile. Quindi, ecco, mettendomi nei panni di un genitore, perché poi è importante anche dare degli spunti, no? Sì. Su cui poter capire come muoversi, perché, sì, ripeto, nessun genitore farebbe mai una cosa male nei confronti, sì, di un figlio, no? L'atteggiamento giusto, cioè il genitore che resta pilastro per il figlio, sì, che atteggiamento deve avere perché il figlio lo percepisca come quella garanzia che poi lo salva? Ok, prima di tutto deve ascoltarlo, poi non deve valutarlo, ma deve trovare la situazione, quindi... Se c'è valutazione, chiaramente l'adolescente si arrabbia e praticamente fugge dalla relazione.
E quando ti trovi ad ascoltare da genitore cose che fanno paura? Allora, cose che fanno paura. Perché cose che fanno paura possono essere un figlio che ti dice che si è fumato una sigaretta, o che ha visto un video porno, o che si è trovato in una situazione di amici che facevano cose che si sa che non vanno bene. Tu provi paura. Sì. Perché senti che tutto ti sfugge dalle mani. In genere non è il ragazzo che lo dice, è il genitore che lo scopre. O il genitore che lo scopre. È il genitore che lo scopre. Allora si vede che, allora si cerca di capire con il ragazzo, beh, che cosa ti ha dato questa sigaretta? Ti ha dato qualcosa? In genere i ragazzi dicono, ma perché eravamo tutti, fumavamo tutti. Sì, sì, certo. Ah, ok, quindi, ma ti ha dato qualcosa? Cioè, il ragazzo gli dice, veramente no, mi ha fatto girare la testa. Beh, allora puoi trovare una modalità per sentirti bene nel tuo gruppo. Okay. E questo poi in un qualche modo dà strumenti che si ricollegano anche alla capacità dell'adolescente di gestire quel disagio sessuale da cui siamo partiti. Esatto, esatto. Quindi sappiamo che in adolescenza, soprattutto dalla pandemia, sono aumentati problemi alimentari. Certo. Ok, molto. E questo è un problema legato alla crescita sulla sessualità, a parte che si dice che già il bambino o la bambina di 8 anni ci sono degli episodi di anoressia. Questo succede, quindi significa che non è una buona, non è una buona infanzia, qualcosa non va nella relazione di accudimento. Ok? Certo. Ecco, in sessuologia ci insegnano che qualsiasi sintomo nell'alimentazione pure, ecco, non dobbiamo vedere il sintomo per se stesso, ma andare a cercare da dove è cominciato. E questo, no, ci sono dei genitori che si sentono, non si sentono di farlo, chiedono la collaborazione dello psicologo, dello psicoterapeuta. Benvenga. Benvenga, sì. Okay. Benvenga che succeda, che più che non succeda. E allora, questo poi ci riporta a grandi passi anche a un altro grande tema che tratteremo in un prossimo approfondimento, che è l'altro grande interlocutore, la scuola, e quindi l'educazione sessuale nelle scuole. Nelle scuole. Famiglia, sì. Scuole, figli che crescono. Territorio, figli che crescono. Mamma mia, esatto. Che paura. Ci vediamo al prossimo approfondimento, sempre qua, dottoressa Zampiron, di cui vi lascio il sito www.drsamariazampiron.it. Troviamo tantissime informazioni, troviamo i contatti della dottoressa per chiedere aiuto se serve. Va bene. Dottoressa, grazie ancora.